Ora fare impresa è anche online. Digita fareimpresa.info. Si allarga la platea di aziende che intendono fare propri i criteri progettuali del Design for All, il cui obiettivo è consentire la fruizione di prodotti alla più ampia pluralità di soggetti, diversi tra loro per capacità percettive, motorie e cognitive. Tra i suoi promotori c'è anche Confartigianato Vicenza, che per stimolare l'attenzione degli associati sull'argomento ha realizzato il progetto Libero Accesso, la cui terza edizione è alle porte. Provate a pensare ad un prodotto che sia facile e comodo da usare, che non richieda strumenti di ausilio o modifiche, che sia accessibile a tutti. Pertanto, che non vi porti istintivamente a dire che per un bambino o per il nonno non va bene, che non metta in difficoltà chi, per varie ragioni, ha problemi fisici, sensoriali o cognitivi. Ecco, un prodotto con queste caratteristiche nasce dall'applicazione dei criteri progettuali del Design for All. Non è certamente un obiettivo facile da perseguire ed è proprio per questo che le imprese che ci riescono ottengono vantaggi competitivi da far valere sui rispettivi mercati. Gli imprenditori che partecipano all'iniziativa Libero Accesso, promossa da Confartigianato Vicenza sul tema del Design for All, si allenano proprio per orientare in questo senso le loro capacità progettuali. Tra i soggetti che li affiancano e collaborano con loro ci sono architetti, progettisti, studenti, rappresentanti di associazioni attive nel campo della disabilità, nonché affermati designer come Avril Accolla, vicepresidente di DFA Italia. Ecco, per un'impresa che dovesse prendere, far suoi questi nuovi criteri, che cosa significa, che cosa deve fare? Il Design for All è innovazione, innovazione sociale, quindi l'impresa che già è molto brava ed è capace di gestire l'innovazione tecnologica, l'innovazione dei materiali e dei processi, deve avvalersi di professionisti consapevoli e scientificamente preparati che li accompagnino in questo progetto di innovazione sociale. Non che l'innovazione sociale venga presa come con dei concetti di beneficenza. Se il Design for All è ben progettato, ben fatto e ben implementato, allarga il proprio mercato, fidelizza i propri consumatori e scopre, trova e conquista nuovi mercati. Il successo del sistema DFA deriva da una tendenza naturale dei consumatori, perché, ha spiegato Avril Accolla, ogni cliente, fruitore di un prodotto, cerca istintivamente una gestione facile della propria vita. Proviamo a scendere un pochino più sul pratico. Ecco, mi pare di capire che è il risultato che un progettista deve avere in testa principalmente. Il Design for All mette al centro l'uomo, quindi il progettista, il decisore, il committente, le scienze umane intorno al progetto, i fruitori stessi, stanno tutti intorno in una collaborazione continua per il risultato che lei citava, e il risultato deve essere rendere libere le persone, abilitare le persone e renderle felici attraverso quello che noi produciamo. In questo senso il risultato, il fine ultimo, è veramente il centro del progetto Design for All. C'è uno slogan che sintetizza bene la filosofia del sistema DFA. Il buon design abilita, il cattivo design disabilita. E se poi apposite ricerche dicono che ogni prodotto oggi è mediamente accessibile solo al 10% dei consumatori, sono intuibili i vantaggi che le imprese possono trarre da questa iniziativa. Da un buon progetto Design for All, ben realizzato e ben implementato, l'impresa ottiene un'immagine ottima che può usare come promozione, visibilità presso la clientela, presso il mercato. Ottiene di fidelizzare i clienti che ha già, ottiene di allargare la copertura nel mercato in cui è già, quindi ottiene più clienti sul mercato tradizionalmente inteso come il mercato di quell'azienda, e poi riesce a trovare, identificare, scoprire e conquistare alla fine nuovi mercati. L'edizione 2012 di Libero Accesso verrà presentata venerdì 10 febbraio al Centro Congressi di Confartigianato a Vicenza. Informazioni sull'iniziativa sono reperibili nel sito www.liberoaccesso.com.